Sì, oggi mi trovo a Verona, che è una città che mi piace molto, sono qui per il weekend, volevo portarvi un pochino in giro con me per farvela conoscere per chi ancora tra voi non la conosce, per farvi vedere un po' i miei posticini preferiti, in particolare adesso andiamo nel mio posto preferito per il pranzo, che si chiama La Tigella Bella, che è molto caratteristico perché si trova proprio sulle sponde dell'Adige. Questo è l'Adige, oggi c'è pochissima acqua come vedete. E proprio lì si trova la Tigella Bella. Abbiamo preso le tigelle, che sono una specialità tipica emiliana. Sono queste piccole piadine che si aprono, all'interno delle quali potete inserire tutte queste salsine che vi danno. Poi abbiamo preso dei gnocchi fritti, l'affettato, e queste bellissime cipolline che io adoro. Ci vediamo dopo, così vi porto in giro un po' con me per Verona. Ciao! Stiamo facendo un giro per i negozietti, tra l'altro avevo dimenticato anche la borsa in un camerino e me ne sono accorta solamente dopo, quando ero in un altro negozio, quindi siamo andati a tornare indietro a prenderla e ho avuto paurissima perché pensavo di non trovarla più. E adesso continuiamo il giro e uno scorcio di Verona, che è molto carino all'interno del centro storico. Verona è proprio bella secondo me, è molto simile a Firenze ed è una città molto particolare, ricca di storia, ed è per questo che, non essendo tanto lontani, perché appunto da Milano non c'è tanta strada da fare, comunque ci veniamo abbastanza spesso. Poi ci abita una mia compagna di università e amica, e quindi spesso veniamo a trovarla. Ciao Franci! Guarda che bello l'amore! Portiamo a vedere l'arena, la casa di Giulietta e Piazza Erbe, anche se oggi non ci sono le bancarelle perché ci sono delle danze tipiche, anche domani ci sarà il tango che non voglio assolutamente perdere, e poi andiamo al ponte Scaligero, che è il ponte che sicuramente preferisco di Verona perché è molto particolare. Oggi è una giornata un po' speciale qui a Verona, infatti è il quarto matrimonio che vediamo nel giro di 3 ore e appunto in questa bellissima chiesa. Siamo anche entrati ad ascoltare una parte della cerimonia, mi ha commosso, e quindi non mi era mai capitato di vedere 4 matrimoni in un giorno solo, e è una cosa che mi capita abbastanza spesso con Emanuele, di assistere a matrimoni o vedere spose in giro, però 4 in un giorno solo ancora non c'era capitato. Siamo all'inizio del ponte che preferisco di Verona e come vedete è spettacolare veramente questo ponte, mi piace tantissimo. E poi qui è bello perché si può salire qua sopra, però là avanti diventa altissimo, quindi si sale proprio in alto, ve lo faccio vedere, e si sale sopra.
quindi l'ho perso perché non sapevo che c'era. Adesso siamo qua fuori che sto ascoltando tutte le canzoni, mi viene da piangere. Vi faccio vedere l'arena. Sono le 11, sono voluta stare qua fuori dall'arena. Questa è l'ultima canzone del concerto, sta ancora cantando Eros, siamo qui fuori ad aspettarlo perché da qui uscirà. Buongiorno, siamo in hotel qui a Verona e volevo farvi vedere un pochino la camera, adesso tra poco usciamo, abbiamo appena fatto colazione e è molto carina questa camera. Perché è molto molto grande, quindi qui c'è l'entrata, tra l'altro c'è questo armadio che è lunghissimo perché è lungo più di 3 metri, 4 metri, e poi appunto questa è la camera. Praticamente siamo stati fuori 2 ore ad aspettarlo, ma in realtà è uscito. E purtroppo invece di uscire dove avevano detto che sarebbe uscito, dove c'era tutta la polizia, le guardie, c'erano le transenne, in realtà era un'uscita finta perché erano già d'accordo con lui, lui sarebbe uscito da un'altra parte, quindi abbiamo visto solo la macchina che andava via subito dopo il concerto e tutta la gente che era lì ad aspettarlo non ha potuto né vedere lui né vederlo neanche dentro la macchina perché non è proprio passato. Da quel punto le guardie ci hanno detto che gli è stato dato soltanto l'ordine di dire che sarebbe uscito da lì, ma in realtà non è uscito da lì. Quindi ci sono rimasta un pochino male. Spero di poter andare a vedere un suo concerto prossimamente, il prossimo che farà, perché adesso parte per il Brasile, farà un tour negli Stati Uniti. Quindi quando torna sarà a fine novembre, ho visto su internet, e quindi magari dopo gennaio, marzo, così ci sarà qualche concerto a Milano, spero, e quindi spero di poterlo andare a vedere. Ora noi ci vediamo uno dopo, questo è il mio outfit, quindi ho scelto questa magliettina con scritto Santa Monica, California. Sta mettendo le stringhe e scarpe da ginnastica perché oggi danno pioggia, quindi devo sostituire le mie scarpe con tutti gli Swarovski con quelle che non sono tanto belle ma sono molto comode, le ho comprate alla Decathlon e ne approfitto per farvi vedere il bagno perché è veramente bello, secondo me è veramente grande grande. E poi la cosa che mi ha stupito è che c'è il kit cosmetico. Siamo scesi nella hall dell'hotel, che è questa qui, e c'è questo bellissimo pianoforte. Oggi non c'è proprio nessuno perché saranno già tutti usciti, sono già le 11 del mattino. In realtà prima di passare da Piazza Erbe siamo sempre fuori dall'hotel e ci siamo fermati qui sulle sponde dell'Adige perché ci sono queste sedie che sono troppo carine e quindi volevamo fare qualche foto, volevamo provarle già ieri ma eravamo stanchissimi. Guardate come è veloce il fiume. Siamo saliti in alto facendo una serie di scalini e per vedere la città di Verona dall'alto, come vedete è bellissima, molto simile a Firenze a mio parere. E quello lì è il ponte pietra, quello che vedete adesso dall'alto.